Una donazione preziosa per agevolare le attività sul territorio degli agenti di polizia e di conseguenza per la tutela della salute dei cittadini. Da oggi la Questura di Nuoro e il Comando di Polizia Stradale del capoluogo saranno dotati ciascuno di un nuovo defibrillatore che sarà installato all'ingresso dei comandi e che sarà a disposizione degli agenti come della comunità. A donarli la sezione provinciale del SIUPI, Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, uno strumento che arriva a poche settimane dall'Europea, che dal 24 al 28 luglio vedrà l'arrivo in città di migliaia tra figuranti e turisti. Questo strumento verrà posizionato all'ingresso della questura e sarà fruibile non solo ovviamente dalla Polizia di Stato, ma da tutto il quartiere, quindi sarà importante comunicare alle persone che c'è questa strumentazione a disposizione, che anche nel nostro lavoro può, anzi è utilissima, non solo perché ovviamente in questura girano tantissime persone, ma capita nel nostro lavoro di dover intervenire su persone che hanno difficoltà respiratorie e quindi la possibilità di utilizzare il defibrillatore diventa a volte essenziale. Un'iniziativa, quella del SIULP, che si iscrive all'interno di una serie di attività solidali verso il corpo di polizia e che prevede la donazione di altri defibrillatori su tutto il territorio provinciale. Il SIULP è un sindacato di polizia fatto prevalentemente, anzi esclusivamente, da poliziotti, e quindi noi in primis siamo interessati da queste problematiche. Vediamo questo dono che sia come un aiuto non solamente per i colleghi che abitano o che vivono e che lavorano in questi uffici, ma anche per i cittadini che frequentano i nostri uffici per motivi ovviamente per licenze, per qualsiasi tipo di necessità o per denunce, ma anche per tutta la cittadinanza che frequenta i negozi limitrofi, ad esempio i supermercati, gli esercizi di vicinato.